il pensiero. Ragazzi, qui. Vai Giovanni! Vai ragazzi, fischia alla fine, dai! Dai, che è finita! No, la porta via con la pancia! L'ha portata via con la pancia! Vai Giovanni, vai! Vai Giovanni, vai! Allora, dai, allora è qualcosa che è veramente sempre di ripetibile e sempre più meraviglioso. Cioè un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. Senti, il tuo settimo. No, e questo è della società, dei giocatori e di tutti. Senti, andiamo ad ora a abbracciare quest'Inter. Quando ha vinto l'Inter lo scudetto secondo te, Giovanni? Ma direi all'inizio del giorno di ritorno, quando ho cominciato a credere che poteva veramente farcela. Dai. Saluta pure il tuo pubblico, guarda. Dai, calma ragazzi, dai, calma. Tu campione del mondo che vince lo scudetto dopo 9 anni. Bellissimo. Vergomi, dimmi. Lo aspettavo da 8 anni dopo il mondiale, non avevo vinto più niente. Troppo bello, anche questi tifosi meravigliosi, meravigliosi. Hai pensato di perdere questa partita col Napoli? No, perdere no. Avevamo avuto un attimo di paura. Poi nel secondo tempo siamo andati caricati e tutta la stessa Inter di tutte le altre domeniche. Grazie. Buono, Walter! Buono. Dimmi un po' che cosa succede, ti hanno strozzato i tifosi. No, non ce la faccio più, ti giuro. Sono troppo contento. È una vittoria che dedico a tutto questo meraviglioso pubblico e a chi mi è stato vicino, perché che è Roberta. Perché sono troppo felice adesso, scusate. No, se il destino, punto... se il destino era giusto, doveva capitare oggi, è capitato oggi. Ti sembra giusto? È giustissimo. Senti, è raccontami giustissimo un po' questa tappa dell'Inter vista da dentro. Quando è che la squadra è sentita veramente forte per vincere il titolo? Ma diciamo dopo tantissime partite vinte, logico, dall'inizio siamo in testa dalla prima giornata, dunque abbiamo sempre dimostrato di essere più forti. Senti, e Berti ha vinto il suo particolare scudetto, penso. Sì, primo anno in una grande squadra e vincere già lo scudetto penso che sia il massimo. Senti, è qui la festa? È qui la festa, giovanotti. E la domenica dello scudetto nerazzurro numero 13. Invitato speciale Diego Armando Maradona. San Siro è tutta una bandiera dell'Inter. I tifosi del Napoli non dimenticheranno la grande prestazione di Careca. La squadra di Bianchi, pericolosa in palla dalla cintola in su, ha accusato invece qualche pausa in difesa. Diaz qui non è stato fortunato. Gli appassionati nerazzurri ricorderanno i brividi dopo il gran gol di Careca, un tiro bomba che sembrava dover compromettere la festa dello scudetto. Nella ripresa il pareggio, un tiro di Berti deviato da Fugli. Quando Careca ha colpito il palo, forse qualcuno ha pensato che sarebbe stato meglio accontentarsi del pareggio. Poi il gol di Matteus su punizione ha dato lo scudetto all'Inter e su San Siro è atterrata subito la felicità. Sono gioie che tu avevi già provato tra pattoni queste, coi sei scudetti bianconeri. Questo che sapore ha nerazzurro per te? Beh, questo dà ulteriore valore a quelli che ho ottenuto in maglia bianconera. Qualsiasi risultato e traguardo è sempre molto
sofferto e ogni risultato ti dà una gioia nuova. Senti, per quanto riguarda questa squadra che tu hai disegnato, hai voluto, hai progettato, c'è qualcosa che se potessi tornare indietro non rifaresti? Beh no, abbiamo sofferto la passata stagione attendendo il risultato e l'arrivo di qualche giocatore. Credo che la media con la quale stiamo viaggiando non necessita di una recriminazione su quello che è stato. Ed è la noia che te lo chiede e tra pattoni facci un gol. Senti, quanto tempo hai ritenuto dentro questa gioia da esplodere, soprattutto la settimana rossonera? Tantissimo, perché l'Inter era 9 anni che non vinceva uno scudetto, per cui penso che sia stato grandissimo. 52 punti, 30 partite, è la mitica e grandissima Inter questa. Serena, la caccia del capocannoniere va una soddisfazione per te tripla, penso. Guardi, io all'Inter non mi ero mai espresso benissimo, non avevo vinto solo una Coppa Italia e dall'altra parte avevo sempre vinto. Quest'anno veramente era una scommessa personale, dovevamo vincere questo scudetto, ci siamo riusciti e io ce l'ho messa tutta. Oggi con Careca è stato un duello formidabile. A proposito, chi è stato Tyson? No, vabbè, sono cose che capitano queste. Chi è stato? Scusa? Chi è stato a fare quel taglio? Io no, ma io sono molto duro. Che è successo alla gamba? Sei uscito? Che problema hai? La gamba? La gamba va bene. Quando ci sono dei ragazzi eccezionali come questo gruppo, ci trasciniamo a vicenda, ci aiutiamo a vicenda, i successi devono venire per forza. Matteo, se mi dici, guarda che qui tutti ti festeggiano, mi dici che sapore ha lo scudetto italiano? Che vieni dal Baia, che vieni da un'altra cultura calcistica. Per me questo scudetto è uguale importante, 3 scudetti con Bayern in Germania. A 1-3 allora? Sì. Le emozioni non si raccontano, si vivono. Ma che cosa ha da dire ai suoi tifosi e soprattutto a quelli che forse non credevano a questa Inter sin dall'inizio? Sono felice e orgoglioso. Felice per i nostri fantastici tifosi, orgoglioso di una squadra che ha vinto, convinto ed entusiasmato. Credo che questa vittoria sia la vittoria un po' di tutti. Ogni meccanismo ha funzionato alla perfezione. Trapattoni e i giocatori sono stati splendidi. Lo staff tecnico e medico ha lavorato benissimo. Il consiglio direttivo mi è sempre stato vicino e amico. Tutti i collaboratori, dai dirigenti ai due fattorini, si sono espressi al meglio. I tifosi sono stati semplicemente splendidi. È la vittoria di tutti. La vittoria di tutti. Ecco, quanto questa Coppa Campione del Milan nella stessa settimana, nella stessa città, non dico possa coprire questo scudetto, ma possa portarsi più in alto, più in basso, allo stesso livello. Lei come la pensa, Presidente Pellegrini? Ma a questa domanda vorrei rispondere al termine del campionato. Probabilmente non risponderò neanche a quella data, però. È inutile dire che nel primo tempo ci sono stati dei grossi falli, Napoli giocava a pallone e l'Inter comunque ha meritato lo scudetto. È una festa troppo preannunciata secondo lei? Non una festa preannunciata, la mia preoccupazione è uno strapotere troppo annunciato, questo sia troppo annunciato e troppo voluto. Complimenti, guarda. Complimenti, veramente. Ciao bello. Tu te lo meriti. In bocca al lupo anche per la bambina. Grazie. Io voglio dire complimenti a quelli dell'Inter che si sono comportati bene. Chiamese Dias, Mataus, Senga, Breme, agli altri no perché... Quindi soltanto questi quattro, Mataus, Dias, Senga e Breme. Sì, Mattioli. Quelli che non hanno parlato, loro sanno quelli che hanno detto, quelli che come si hanno comportati. Guarda, l'educazione non vale un scudetto.